possiamo iniziare. Io inizierei così, con un applauso per la Debora, no, per la nostra amica. Poco più di un anno fa e il successo di questa iniziativa che vedete, vediamo perché siamo 60 persone di un sabato sera con Napoli Fiorentina, quindi proprio peggio di così non poteva essere e c'è pieno. E anche grazie a questa signora qua che ci racconta, ne parlavamo prima con Nicola e con altre persone, ci racconta l'arte come se l'avesse vissuta. E quindi questa è proprio la caratteristica di Debora che ci fa emozionare, a me, io sono sempre emozionato a casa ed è un po' lo scopo di questa iniziativa che noi abbiamo appunto iniziato un anno fa, un po' più di un anno fa, un po' per scherzo come dicevamo, nel senso che abbiamo cominciato perché un sabato io ero al museo dell'opera del Duomo e ho detto ma come mai ci sono mai stato prima di adesso, era l'anno scorso, quindi dopo tutto questo tempo casualmente ci sono andato. Allora mi sono sentito forse in dovere di parlarne con i miei colleghi per cercare di organizzare un qualcosa che è questo, ovvero chiamare in maniera molto soft, molto come dire, non arrogante, molto gentile, diciamo questa parola, a queste manifestazioni che ci fanno conoscere quello che abbiamo intorno. Quindi l'arte che abbiamo nel nostro territorio, non solo perché ci siamo spostati a Parma, a Parma ancora ci dobbiamo andare, siamo stati a Modena, andremo a Parma il prossimo evento, sarà il 17 giugno, una cosa molto particolare che è la Grinta di Franco Maria Ricci, non so se conoscete Franco Maria Ricci, è un personaggio eclettico, incredibile. Ed oggi cosa stiamo facendo? Stiamo facendo un'unione fra due arti, quindi l'architettura, se vogliamo, con l'annunciazione all'inizio, e con l'arte musicale. Voi sapete, forse non tutti sanno, che noi ci chiamiamo JSB da Johann Sebastian Bach, non facciamo niente di musicale, ma è stata una folgorazione nel momento in cui dovevamo scegliere il nome di questa azienda, che non c'entra nulla, ripeto, con la musica, ma è come se fosse un riferimento, ovvero la bellezza, la perfezione, che ci dovrebbe accompagnare in qualsiasi cosa facciamo, compreso il lavoro. Ed è per questo che siamo qui anche con due artisti d'eccezione, che sono Gianmaria e Alessandra. Incidentalmente Alessandra è la mia maestra di clavicembalo, perché io non strimpello il clavicembalo, quindi mi diverto tanto, grazie a lei mi emoziono suonando questo strumento. E siamo qui proprio per questo, perché la bellezza ci dovrebbe, mi sembra fosse Tolstoi che diceva che la bellezza ci salverà, no? La bellezza ci dovrebbe salvare, ma anzi la bellezza dovrebbe essere un patrimonio di tutti noi che ci portiamo appresso non soltanto nella vita privata, ma anche nella vita lavorativa. Renato, che è qui con noi, con altre persone, con Nicola e con altre persone, stiamo pensando di fare qualcosa di più allargato, stiamo pensando di fare in modo che questa cosa diventi un appuntamento non è soltanto di una piccola azienda come siamo noi, una piccola grande azienda, perché come vedete siamo 60 persone, non tutti dipendenti, ma familiari e anche clienti, partner, e pensiamo che questa cosa possa diventare un'aggregazione che porta del patrimonio a ognuno di noi, e non solo a ognuno di noi, ma a chi ci sta accanto e anche al nostro territorio. Visto che, scusatemi la vena un po' polemica, ma sapete io sono abbastanza polemico, ho scoperto quest'anno che il 2 per 1000 che dovremmo destinare, che fino all'anno scorso si poteva destinare a delle associazioni culturali, quest'anno hanno deciso di levarlo e di darlo soltanto a partiti politici. Quindi noi che siamo la patria dell'arte, non soltanto l'architettura, non soltanto la pittura, ma anche la musica, perché noi forse come nazione nel passato siamo stati modelli per tutti gli artisti, anche musicali. Bach si è ispirato a Vivaldi, si è ispirato a Lotti, si è ispirato a tanti, a Marcello e così via. E pensare che il nostro Stato non pensa all'arte, alla cultura, come... Che ci fu qualcuno che disse la cultura non dà da mangiare? Tremonti, forse.
beh, insomma, fa un po' paura, perché il patrimonio che la cultura, il patrimonio che l'arte ci dà è un qualcosa che non troviamo soltanto noi, ma le generazioni future. E quindi se noi cominciamo a fare una cesura con l'arte, la bellezza, il patrimonio culturale, credo che poi i nostri figli ci non soltanto vivranno peggio, perché vivranno con meno bellezza, ma forse ce l'avranno anche con noi. Quindi questo è lo scopo di questa iniziativa. Io spero di vedervi anche alle quelle seguenti. Il prossimo, l'ultimo sarà a giugno, ma siamo già con Valentina, Lisa e Alessia, che abbiamo organizzato, insomma, sono il cuore pulsante dell'organizzazione. Stiamo già pensando agli appuntamenti successivi. E quindi godetevi questo oggi, un appuntamento un po' particolare. Non so quanti di voi hanno avuto l'occasione di assistere a un concerto, vabbè, di Bach, ma di suonato su un clavicembalo tedesco, credo fatto il modello dell'epoca di Bach, e con un violoncello barocco a 5 corde, violoncello piccolo. Poi ci spiegheranno loro che questo è uno strumento che ha inventato Bach. Poi finisco, perché se comincio a parlare... Smetto. Cosa che voglio dire è questo: volevo che riflettessimo anche sul binomio Michelangelo-Bach. Riflettevo in questi giorni che in realtà dare una definizione di bello è sempre difficile, non si trova, io non la so dare, forse qualcuno mi potrebbe aiutare, ma a volte ci rifugiamo in questi colossi. È bello quello che è di Michelangelo, è bello quello che è di Mozart, è bello quello che è di Bach. Quindi a volte forse ci vengono no, in aiuto questi grandissimi artisti, perché diventano il paradigma del bello, il paradigma della bellezza. E Michelangelo e Bach hanno qualcosa in comune, forse non solo una cosa mi viene da dire: è la forma, è la ricerca della perfezione e la ricerca della bellezza. Le forme che noi vediamo, che abbiamo visto, che ci ha raccontato Deborah, sono forme bellissime, perché non lo so, forse ci sono delle proporzioni, non lo so. La forma di Bach è una forma che mira la perfezione. Bach è unico, e non saprei nemmeno per dire perché tecnicamente è unico. Io con Alessandra, durante le lezioni, chiedoci: ma mi dice, vabbè, questo benedetto segreto, è vero, questo segreto è già Bach. Dice: Bach è questo, e forse il segreto è che non c'è un segreto. Poi dopo magari vi leggerò un qualcosa che è l'ultima parte dei due libri che voi trovate consigliati nel programma di Sals, diciamo così, il programma della serata. Dove in realtà si dà una definizione della musica di Bach, che è la musica che ci serve, no? Per chi è credente o non è credente, ma la musica che di Dio o del divino. Se Mozart è la musica che speriamo di sentire in paradiso, se Monteverdi è la musica che raccoglie tutte le passioni dell'uomo, se Beethoven è la musica che descrive questa forza e c'è di contrasto fra l'uomo e il raggiungimento del bello e della divinità, Bach è la musica che sicuramente suonerebbe Dio. Quindi questo è un po' no, il corollario del motivo per cui stasera ascolteremo Johann Sebastian Bach. Per me è un'emozione incredibile, perché mi emoziona ancora l'altra sera. Anche questa cosa vi racconto, ho chattato con Alessandro dicendo: ma non è possibile che abbia scritto Bach alla fine della partita numero 4, eccetera, eccetera. E lei dice: certo che è possibile. E mi ha rimandato una foto di un pezzettino della musica di stasera, dove mi ha fatto vedere: dice, anche qui ha scritto Bach. Guarda, l'ha scritto in maniera cancrizzante, quindi ce lo spiegheranno loro, rivoltata, che si può leggere al contrario. Quindi, se questa non è perfezione. Presentare Gianmarie e Alessandra, che sono, vi assicuro, due artisti di livello internazionale, quindi siamo molto fortunati ad averli nella nicchia della musica barocca. Mi dispiace di chiamarla così, però in realtà è una nicchia, e sono due veramente interpreti internazionali. Capirete anche, lo sentirete mentre suoneranno.
Vorrei che Deborah magari ci dice 5 minuti o quello che è del luogo dove siamo, magari in mente il Pantheon. Esatto, no, assolutamente, qui siamo nella sala Delci, vi volevo ricordare solo un attimo, naturalmente Angelo Maria Delci, perché è stato un intellettuale della seconda metà del 1700, originario di Siena, ma ha avuto poi la sua formazione a Firenze, un marchese, un intellettuale proprio del suo tempo, e ci interessa perché abbiamo parlato di interessi legati alla bibliografia, alla ricerca dei manoscritti, eccetera, e quindi spostando tutto quello che abbiamo detto prima a un'epoca diversa, che è quella della seconda metà del XVIII secolo, si vede che questa realtà e questa passione può essere applicata a ogni momento, cioè anche al nostro, anche a ora, a questo istante, ecco. E quindi è una cosa veramente che può essere legata a qualsiasi periodo proprio dell'essere umano. E naturalmente cambia epoca, e quindi siamo di fronte ad una realtà anche architettonica diversa. Qui troviamo un architetto che è il Poccianti, quindi siamo un Pasquale Poccianti, che siamo quindi in una realtà proprio neoclassica, penso che entrando, no? Anche qui si veda, però si veda anche il coraggio di questo periodo proprio, hanno osato, direi, tra virgolette, intervenire su qualcosa che era una perfezione cinquecentesca, perché ora noi non lo notiamo, però quando siamo entrati probabilmente a questo punto della costruzione della biblioteca di Michelangelo manca un po' di luce, ovviamente, perché se apriamo una porta e costruiamo qualcosa oltre, però questo è anche un po' veramente l'uomo, sì, del XVIII, XIX secolo, e forse anche quello del Rinascimento, no? Che hanno usato ovunque, pensate in San Miniato, vanno a costruire una cappella nella parte centrale, in qualcosa, no? Considerato... L'abbiamo visto, infatti volevo dire qualcosa. meno male, anche se abbiamo sentito, ho già sentito insomma varie richieste per continuare i nostri incontri, e io non finirò mai veramente di ringraziare Jacopo per questa idea, perché denota una sensibilità straordinaria. Io finora non ho mai trovato nessuno come azienda, no, è la verità. Io lo dico perché uno si deve rendere conto anche del momento, dell'occasione che date anche a me, poi, perché ora stasera ascolto anch'io il concerto, e quindi veramente che questo è una cosa troppo importante. Ora non sto parlando del Delci, ma insomma è un momento che veramente ci regaliamo, e ce lo regaliamo proprio anche aiutandoci, credo, nel credere in questo, e proprio nel vivere questi momenti, ecco, questo volevo dire. Poi naturalmente io lascio però subito la parola ai musicisti, perché ovviamente questo è un ambito completamente diverso, no? Rispetto a quello che abbiamo visto prima, e credo che mi fermerò qui, va bene? Grazie. Brevemente, a ogni set di brani, quindi avete visto che c'è una sonata meravigliosa per violoncello piccolo, viola a gamba e clavicembalo, c'è una parte di una suite inglese, se non sbaglio, c'è una sonata per clavicembalo e violino fatta su violoncello piccolo, e c'è una parte di in cui sarà solista Jean-Marie, se farà una suite per violoncello. Quindi a ogni pezzettino ci sarà una brevissima, se volete, raccontare questa cosa qua. Alla fine, poi dopo ci lasceremo, se vi chiederemo di fare un pochino più veloce, perché come vi ho spiegato prima, qui ci sono degli orari dettati dal Ministero, quindi magari non vi offendete se vi dico andiamo ragazzi, se no qui succede un casino. Anche a voi, soprattutto a voi. Buon ascolto.